In questo video vi parlerò di 5 metodi per monetizzare con YouTube. Il primo metodo che ho utilizzato per circa un anno è il programma di affiliazione di eBay. Ovviamente bisogna registrarsi al programma Partner Network di eBay. Una volta registrati possiamo generare un link che inseriamo sotto un video dove magari abbiamo recensito un prodotto e l'utente cliccandoci sopra ci fa riconoscere una piccola percentuale da eBay. Comodo perché ci paga molto prima di Amazon, visto che ha un payout minimo di 10€, e quindi una volta che abbiamo superato questa somma minima eBay ci paga, ed è comodo anche il pagamento attraverso PayPal a differenza di Amazon. L'unica cosa è che ovviamente bisogna vendere prodotti che si trovano su eBay. Io l'ho utilizzato perché molte volte mi è capitato di recensire prodotti che non trovavo su Amazon o che magari trovavo un po' più cari, e quindi ho utilizzato il programma di affiliazione di eBay. Questi che vi sto mostrando sono dei pagamenti che ho ricevuto durante il 2020, l'ho testato con pochi prodotti, ma eBay si è dimostrata seria, quindi è un programma di affiliazione che potete utilizzare tranquillamente e che vi consiglio di utilizzare. Il secondo metodo di guadagno che potete utilizzare con il vostro canale è Adfly, che permette di generare un link. Io l'ho utilizzato quando parlavo di programmi o di vari siti, e quindi generavo questo link che inoltre vi permette di creare anche un link più corto, e una volta che l'utente clicca sul link verrà mostrata una pubblicità e quindi Adfly vi riconosce pochi centesimi. Infatti vi dico subito che si guadagna poco, e forse anche per questo che non lo utilizzano tanti youtuber, però è comunque un metodo di guadagno. Io sono sempre stato curioso, e quindi per chi è interessato a guadagnare con YouTube vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e il payout minimo di $5, una volta superata questa somma verrete pagati attraverso PayPal. Il terzo metodo per guadagnare con YouTube è il programma di affiliazione di Amazon, che utilizzano tantissimi youtuber perché comunque è affidabile, perché su Amazon si trovano tantissimi prodotti. Ovviamente bisogna registrarsi al programma di affiliazione, generare un link, anche qui potete parlare di un prodotto, l'utente clicca sul link e Amazon vi riconosce una piccola percentuale. L'unica pecca è che Amazon vi paga dopo 2 mesi. E comunque vi paga su una carta o su un conto corrente, quindi non potete utilizzare PayPal. I guadagni cambiano in base a un prodotto che linkate. Ad esempio, se si tratta di un prodotto di elettronica viene riconosciuto solo il 3,5%, e quindi se vendete un prodotto di 100€ Amazon vi paga 3,50€, ovviamente sempre dopo 2 mesi e superando una certa somma. Il quarto metodo per guadagnare è il programma partner di YouTube, dove potete aderire solamente dopo aver raggiunto 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni in un anno. Una volta superati questi limiti potete iniziare a guadagnare con YouTube. I guadagni variano in base all'argomento trattato. Se parlate di cucina, ricette, intrattenimento, avrete un CPM basso, magari di 1€ ogni 1000 visualizzazioni. Se parlate di finanza o di guadagni online, guadagnerete molto di più. Verrete pagati con un payout minimo di $70 o €70, adesso non ricordo precisamente. Per essere pagati avete bisogno di un conto corrente o di una carta prepagata, e non potete essere pagati attraverso PayPal. Il quinto metodo di guadagno, e anche questo è un classico, ma che potete prendere in considerazione solo dopo aver raggiunto un certo numero di iscritti, è la collaborazione con le aziende. Ma ovviamente dovete parlare di un prodotto, di un servizio, quindi il classico product placement. Quindi dovete inserire questo prodotto in un vostro video, recensirlo, parlarne, ovviamente può essere anche un servizio come vi ho già detto prima, e l'azienda vi pagherà. Questi sono 5 metodi che potete utilizzare per guadagnare con YouTube, ma ovviamente se non avete traffico non potete utilizzare questi metodi di guadagno, e nel prossimo video vi parlerò di come portare traffico al vostro canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!